La D'Antonio Ascensori SRL è leader del settore e realizza impianti moderni ed efficienti sia idraulici che elettrici. D'Antonio Ascensori, Cava dei Tirreni, via 25 luglio 277. La Cava dei Tirreni del tennis tavolo, guidata dal longevo presidente Raffaele Della Monica, riparte con entusiasmo e con grande voglia di fare. Il CSI TT Cava ha iscritto 4 squadre ai vari campionati e ha presentato tutta l'attività ieri sera al Social Tennis Club alla presenza del presidente della struttura Francesco Accarino. Occhi puntati su Alessandro Gammone e su Pietro Della Brenda, due dei pongisti più talentuosi della squadra iscritta alla Serie B extraregionale. Una squadra che è stata peraltro incitata anche dall'amministrazione comunale. Il consigliere Eugenio Canora, intervenuto in rappresentanza dell'assessore allo sport Enrico Polichetti, ha augurato alla squadra la promozione in B1 anche perché nella scorsa stagione ha ottenuto il terzo posto. Due squadre sono state invece iscritte in Serie C2 e una, quella formata dai più giovani, alla Serie D2. I vari campionati inizieranno a breve. Abbiamo ascoltato il presidente della TT Cava, Raffaele Della Monica, e il pongista della TT Cava, Alessandro Gammone. Per intraprendere l'attività di tennis tavolo si inizia proprio in tenera età, cioè dagli 8, 9, 10 anni, allora così si può crescere e si possono avere dei futuri campioncini, come abbiamo noi nella nostra società, qualche ragazzo che ha iniziato in tenera età e adesso ha 18 anni, 17, 18 anni, che gioca in Serie B. Non diciamo che è un campione, però è un ragazzo che si fa valere nella categoria del campionato di Serie B. Sei qua per vincere? Beh, scaramanzia non lo diciamo, però l'obiettivo è quello di far bene. E anche trasmettere qualcosa della tua esperienza ai più giovani? Beh, quello sicuramente, spero di far bene anche per i ragazzi e di insegnargli la grinta nei momenti decisivi.